La cosa più bella che possiamo provare è il senso del mistero. Esso è la sorgente di tutta la vera arte e di tutta la vera scienza. Sono parole del grande Albert Einstein che abbiamo spesso citato in questi anni a retroscena e che oggi riproponiamo per introdurre e spiegare il senso di questa puntata, che sarà un viaggio teatrale nel mistero della passione di Cristo, della passione dell'uomo e dei suoi interrogativi che diventano urgenti, cruciali e drammatici quando si trova ad affrontare il più profondo, assoluto e ineludibile di tutti i misteri, quello della morte. Questo nostro viaggio nel teatro, che non teme di confrontarsi col trascendente, non può non partire dalla Val Camonica. Perché? Perché è in quel territorio che ogni anno si vive pienamente una manifestazione che è un punto di riferimento obbligato quando si parla di teatro e spiritualità. Il primo e il più importante festival che coniuga il teatro con il sacro. Si tratta di Crucifixus, giunto alla sua 14ª edizione ed è un appuntamento ormai imprescindibile per retroscena. Quest'anno abbiamo seguito l'apertura del festival in coincidenza con un'altra iniziativa inserita all'interno di Crucifixus intitolata Notte nel Sacro e che prevedeva l'apertura di 7 chiese di Brescia per dare l'opportunità di vivere eventi artistici come il concerto di Antonella Ruggero e soprattutto la possibilità di contemplare nel cuore e nel silenzio della notte la bellezza dell'arte sacra. Durante tutta questa esperienza ci ha accompagnato l'ideatrice e la direttrice artistica di Crucifixus, Carla Bino, amica e già ospite di retroscena. Allora adesso non mi resta che augurarvi buon viaggio e buona presa di coscienza. Crucifixus 2011, il protagonista della passione è ovviamente Cristo, però mi sembra di capire che questa volta lo si racconta soprattutto attraverso la sensibilità e gli occhi delle donne. Filetto, figlio mio, luce dei miei occhi,
Chi darà acqua al mio viso e fonte di lacrime ai miei occhi per piangere l'assassinio del mio unico figlio? Sì, perché sono certamente gli esseri più in grado, senza fare nessun torto agli uomini, di capire la connessione che c'è tra il dolore e l'amore e di tradurre sempre il dolore in termini di amore e di saper parlare in un modo viscerale e profondamente intriso di sentimenti, di esperienze e di compartecipazione. Quindi la femminilità è quel qualcosa che ti consente di avvertire la fisicità dell'altro, di viverla interiormente e di restituirla proprio con le parole. Pietro, cosa succede a Gesù? Dov'è Gesù? E quello, lamentandosi e gridando con voce lacrimosa, rispose: carissima donna, viene malmenato senza pietà e sarà ucciso per crocifissione. Leggevo che prosegue nel percorso di reinvenzione e innovazione nella tradizione. È un tentativo di prendere il passato e di riportarlo come memoria qua e di costruire poi relazioni. Noi raccontiamo quella che crediamo essere la più grande storia d'amore, che è la storia della passione di Cristo, però mai in modo archeologico o filologico, come se fosse un qualcosa di antico e che non ha più significato. Cerchiamo di fare in modo che questa storia accada adesso e che quindi possa essere detta con le parole che oggi hanno un senso e che possono essere comprese. Questo per creare sempre nei nostri spettatori, in coloro che fanno questo viaggio con noi, un senso di profonda relazione tra di loro e, come dire, una creazione di coralità. Lo coprirono di una veste color porpora e così insanguinato Pilato lo condusse in pubblico e disse: ecco il vostro re. Ma quelli gridavano: crocifiggilo.